A 2 anni dal grande successo di Mister Felicità, torna nelle sale Alessandro Siani con il suo nuovo film, una commedia molto divertente che ricalca l'impronta della Walt Disney, molta fantasia, molti colpi di scena, molto divertimento. Ai nostri microfoni, Alessandro Siani. Qualcosa tra il felliniano e anche un'impronta un po' alla Disney in questo bellissimo film dove c'è l'Alessandro di sempre napoletano, ma in un mondo quasi evanescente. Ma è una Napoli nel mondo, ci sono effetti speciali, ci sta la magia, ci stanno tante citazioni di film che mi sono piaciuti nella mia vita, sia di quelli napoletani che quelli internazionali. E quindi voglio dire, dopo tanti anni, questo è il quarto film, mi sembrava giusto anche cambiare un po' il linguaggio, no? Da Benvenuti al Sud sono passati 10 anni, è cambiato proprio il modo di fruire la comicità e soprattutto secondo me il linguaggio è completamente cambiato. Ci voleva una svolta e questo film mi auguro che lo possa essere. No, il tuo è un mondo praticamente costellato, no, è un mondo quasi inesistente effettivamente, ma costellato di favole. Qual è la favola che ti è piaciuta di più? Diciamo che la favola mi è piaciuta di più. Ne so due. Che ti E Scudetta. Io ti stavo rispondendo, sono due. Era una favola meravigliosa. Come la vorrei sentire di nuovo? rappresenta? Sono grande.